esprimere la nostra vicinanza a tutte le persone in difficoltà del centro Italia colpite da queste disgrazie, quindi ci tenevamo sia come società che come squadra a dare tutto il nostro apporto, la nostra vicinanza alle persone colpite. Cioè, sei arrivato a Modena dopo una lunga militanza al COM, di fatto è diventato una bandiera. Come mai la scelta? Cosa ha influito sulla scelta di venire qua a Modena e sposare questo progetto? Innanzitutto, diciamo che una piazza come Modena alletta qualsiasi giocatore professionista che fa questo lavoro. In più c'erano delle situazioni che a Como personali non andavano più nella stessa direzione. Avevo bisogno di trovare nuovi stimoli, nuova voglia di giocare, di dare tutto. E quando ho parlato col mister e col direttore, tutto questo combaciava perfettamente. In più venivo in una realtà importante e storica, quindi non ho pensato un secondo a sceglierla. Non so se hai avuto modo di seguire anche il campionato del Modena nella prima fase, comunque dopo l'inizio difficile, migliorata la squadra sotto la guida di Ezio Capuano, mister molto esperto della categoria. Come è stato il primo approccio? Ormai è qualche giorno che ti alleni con lui, come ti stai trovando anche con i compagni? Innanzitutto devo ringraziare il mister perché mi ha cercato e mi ha convinto quasi subito. Io ho giocato contro alcune sue squadre e notavo un'organizzazione, una preparazione di altissimo livello, quindi sicuramente è un valore aggiunto per questa squadra. Valori di questa squadra non si discutono, quindi se ha fatto così poco nella prima fase e così tanto nella seconda vuol dire che sta migliorando. Ringrazio i miei compagni, oltre alla dirigenza, perché mi hanno accolto davvero in maniera amichevole e familiare, quindi penso che sia un grande e un ottimo gruppo e si possa fare bene. Al di là della tragedia, di quello che ha obbligato al rinvio della gara con la Maceratese, pensi che una settimana in più di lavoro, soprattutto per voi nuovi, siete diversi, possa aiutare a ripartire al meglio, sfruttando anche poi quello che sarà una ripartenza casalinga e non in trasferta magari? Ma ci sono i pro e i contro. Io ho visto una voglia di giocare, di lavorare incredibile. Quindi, personalmente, se si fosse potuto giocare, sarei stato contentissimo perché saremmo andati con una rabbia agonistica importante. Si è visto anche nell'amichevole di ieri, interpretata al meglio. Poi, ovviamente, ci sono cose più grandi di noi che non sono sindacabili. Quindi, va benissimo così. E anzi, speriamo che si riprendano al meglio. Chiedo Cesare, dal punto di vista tecnico, che giocatore sei, di presentarti insomma i tuoi nuovi tifosi. Ma dal punto di vista tecnico mi piace sempre lasciare ai tifosi e agli addetti ai lavori i commenti. Io posso solo dire che sicuramente per questa squadra, per questa maglia farò tutto quello che è nelle mie capacità, nelle mie possibilità, sudando sempre tanto e dando sempre tutto. Poi dopo sta agli altri verificare che tipologia di giocatore sono. Dal suo arrivo a Modena, Ezio Capuano ha scelto il 3-5-1-1 e 3-5-2. Come ti collochi in questo modulo? Ma nei tre dietro in questi anni ci ho giocato sempre perché abbiamo sempre tenuto anche a Como a parte qualche parentesi in questo modulo, quindi diciamo che lo conosco abbastanza bene, quindi mi sono adattato in più occasioni in tutti e tre i ruoli. Ovviamente il centrale di destra è quello che mi si addice di più per caratteristiche, però conta poco il ruolo e conta tanto l'interpretazione, quindi a seconda di cosa un allenatore chiede, come vuole che sia fatto, questo va da sé e si trovano pian piano i meccanismi e un ruolo vale l'altro.